Questo è il risultato della tempesta dell'altra sera. Non dà pace a sto tempo. Praticamente continua proprio a colpire l'altopiano. Comunque, Susa, finalmente torniamo a fare questo sentiero. Sì, siamo molto affezionate a questo sentiero. È stato uno dei primi che abbiamo percorso insieme, poi non siamo più tornati a causa della tempesta Vaia. E adesso lo hanno liberato, è bellissimo e vogliamo mostrarvelo. Giornata meravigliosa! Questo è il Monte Zebio, è il monte più vicino, più facile da raggiungere dal centro di Asiago. Si arriva facilmente in macchina alla Croce di Sì. Sant'Antonio e si parte per questa mulattiera che adesso, come vedete, è così. Il percorso è l'832 del CAI e ci porta praticamente in alto, vedremo delle cose molto interessanti che riguardano la prima guerra mondiale e poi arriviamo alla Malga, Zebio e sarà un anello. Un percorso abbastanza facile, adatto a tutti, anche se va su in salita, però è molto vario perché si entra nel bosco, poi ci sono le radure, poi si arriva su, che è proprio montagna, c'è un bel panorama e c'è la tappa Malga, dove fanno un formaggio strepitoso. Malga Zebbia è una delle più premiate, delle più famose, no, qua. Quella che a noi piace molto è la tappa Malga, sempre. Coscette, Dai! coscette. Adesso entriamo nella parte del Oh, bosco. Dio, mi ammazzo. Non ammazzarti. Dopo solo 2-3 minuti siamo già all'interno del bosco. Guardate che meraviglia. Ha ragione Andri, questo percorso è molto bello per la varietà. Vedremo molte cose diverse. È un bellissimo panorama su Asiago. Arriviamo a un bivio, sinistra. Infatti c'è il segnetto del CAI là. Dietro tabù, tabù non sbaglia mai strada. Mai, mai. Hai visto com'è felice nel bosco, Tabù? È È fresco? fresco qua dentro. Mi È hai rubato. fresco. È fresco Si è perché oggi è una sfogliato tutto. giornata caldissima. Cosa fai? Oggi è una giornata Coscette. caldissima e Tabù preferisce stare nel bosco. E lo capisco. Mia padre diceva coscette di pollo. Morbido. Guarda le felci, tabù. Guarda che belle. Queste non sono da mangiare, no? No, no. Ci sono tanti sentieri qui sullo Zebio. Lo Zebio è anche collegato con Galmarara, percorsi molto lunghi e si vedono cose bellissime. Però consiglierei la prima volta di fare proprio questo che stiamo facendo noi, perché in poco tempo, dicono che più o meno il sentiero totale, questo anello è 3 ore e mezza, vedi tantissime cose. È un concentrato praticamente, si passa dal bosco, dal panorama, alla vita delle malghe. Quindi è molto interessante. Guarda, tabù, prendi questo il legnetto, guarda, guarda, bello, guarda, bello. Prendi, vai boscaiolo, vai, bravo, pulisci il bosco, vai, 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 bravissimo. Giorgio, se lo vuoi, per la ditta, te lo presto, poi lo pulisce e porta via tutto. Gigi tanti! Momento foto si è trasformato in momento D'amore! coccole. Guarda che sono geloso io, eh. Brutto mostazzone, Guarda che bravo, bella luce che c'era oggi! bravo. E tabù è andato, si è immerso nel pantano. È che questa pozza qua era tutta rossa. Guarda che bello questo. Altissimo poi, eh. Sei alto come me, eh. È alto come me. Buchi. Schegge. Guarda, c'è anche una filettatura qua.
abbiamo un bivio. Ok, adesso al bivio noi giriamo a sinistra, andiamo al bivacco Stalder. Lì abbiamo un piccolo cimitero e poi andiamo alla mina Scalabron per un'altra stradina, quindi su Dozebio. Con chi avanti, parli? Avanti, march! Ecco, museo all'aperto, bellissimo qua, sì, vero? Sì, è anche tenuto molto bene. La chiamano trincea didattica. Pronti? Guardate che bella. Allora, questo è il cimitero della Brigata Sassari, cimitero italiano. Di qua, tabù. Allora, adesso, nei pressi di questa stele, di questa pietra qua, con questa scritta, c'è un sentiero che si vede poco perché non è ben indicato. Però andando su di qua è molto bello. E quindi noi andiamo su di qua. Hai visto che bel sentierino? Sì, è tanto. Dove ti porto, eh? E da qua arriviamo proprio sotto la mina di Scalabron. Scalabron? Scalabron, Scalabron, Scalabron. Lo scopriremo quando siamo su. Non mi ricordo mai questa mina. Scalabron, Scalabron. Piace questo passaggio. È una stradina un po' nascosta, un po' vecchiotta, ma è una delle più belle. Siamo quasi alla mina, eccola là. Guarda, si intravede. Tra pochi passi si apre un panorama bellissimo su tutto l'altopiano. Un paio di settimane fa c'era una fioritura stupenda e qua siamo venuti a girare delle scene con i nostri ragazzi per il nuovo video di Regione Veneto, perché è un punto comodo, facile da raggiungere. Infatti noi adesso lo stiamo facendo a piedi, però con la macchina si arriva praticamente fino alla malga qua. Tante persone vengono in macchina, ma venendo in macchina ti perdi tutto questo paradiso, per cui così è tanto meglio, eh. È un altro mestiere. Guarda, questi sono caduti ora. Questa è stata la tempesta della settimana scorsa. Non erano giù, l'altra settimana. No, se si riesce un po'. Questa è stata la tempesta. Abbiamo iniziato a visitare questi posti con la guida Orazio, che... Di dov'è Orazio? Quando ancora non c'erano guide qua sull'altopiano, allora c'era questo signore di Roana, credo, però lui era di giù. Lavorava giù, però. Lavorava giù, era di Roana. E c'era questo signore che ci portava e raccontava tantissime storie, perché sai quelle storie tramandate, no? Che si tramandano da padre in figlio, da nonno, da padre in figlio, quindi storie vere, riportate, che però non trovi sui libri o sulle guide. E quindi era bello vivere questi posti, che poi erano sempre legati a qualche aneddoto personale. E quindi così ti affezioni di più ai luoghi, perché ti sembrano più vivi, no? Prendono un'identità, li capisci meglio. E qua è successo un fatto noto e tristissimo e sfortunatissimo. Praticamente tutta la brigata Catania l'8 giugno del 17 è stata sterminata per colpa di una mina che è stata fatta esplodere da un fulmine. Loro piazzavano questa mina nei pressi della guardia austriaca, infatti vicino c'era anche un allineamento austriaco, una mina austriaca, e sono esplose tutte e due. Una deflagrazione mostruosa, ha fatto quasi 200 vittime, tutta la brigata Catania. Pazzesco. Veramente una sfortuna pazzesca.
E questo monumento ricorda il punto dove è scoppiata la mina. Esattamente. E io devo dire che oggi ho preso una gran mina. Ho preso una mina in testa. Ragazzi, ho preso una roba in testa. Non so se ho il bernoccolo, ma mi fa un male ancora. Purtroppo non stavo registrando, se no una roba tipo comica. Cioè, eravamo lì al cimitero, c'era un asse di legno. No, era la trincea, era il ponte della trincea. Ecco, non mi ricordo già più niente perché sono andata in stand by. Ma ho preso una tega. Senti che male che mi fa. Si è resettata la Susanna. Sì, sono caduta. Mamma, che male. Ma al Pastorile ci arriviamo oppure no? Io andrei in Malga. Sembra già allora, che abbiamo fatto tanta roba. Andrea opta per andare in Malga, io e Tabù concordiamo. Oggi va così. Oggi autolavaggio Tabù. Ma quanto è bello qua? È bellissimo, è un giardino. Questa è la varietà che vi dicevamo, vedete, dal bosco all'alto della montagna con questa radura che è bellissima. Poi tutti questi sassi bianchi disseminati. Sono meravigliose. Stupendo proprio. Noi andiamo alla Malga, eccolo lì, Malga Zevio, per la nostra merenda. Se no dovremo proseguire per fare il sentiero completo e andare fino al Pastorile. Però si può tagliare benissimo, tanto di cose da vedere ce ne sono tantissime. Wow, è pieno di gente in Malga, Susa. Troveremo posto? Gli ho detto che si arriva in macchina, per cui gente viene qua anche solo per pranzare e fa molto bene anche, direi. Anche perché di solito lo zebbio tira sempre vento, è sempre un po' freschino. Oggi invece si sta da Dio. Sta bene, è caldo anche qua. Sì. Grazie mille. Però mi è arrivata di roba. Hai visto? Avevi fame? Tanta roba, vero? Vedo che ti sei coperta. Sì, perché sono in piena digestione. Un po' di venticello. E allora, sai com'è? Ragazzi, non ve lo potete immaginare, ma siamo belli inebriati da tanto formaggio, un po' di vino, un po' di vinello. Solo un po', Un pochino. E adesso ci si è rimessi in marcia, quindi salutiamo la Malga e salutiamo anche voi, perché comunque il punto d'arrivo era questo qua. Sì. Quindi grazie di aver visto il video fin qui. Adesso vi facciamo vedere in sigla altri due o tre posti bellissimi. Sì, uno molto significativo anche per noi. Esatto. E poi ci vediamo il prossimo sabato, il prossimo vlog. E abbiate pazienza se saltiamo qualche sabato perché abbiamo un po' da fare. Comunque ci divertiamo sempre a fare questi video. Teneteci compagnia, grazie di aver visto il video fin qui. Ciao! Mi raccomando, continuate a iscrivervi così numerosi. Ciao! A guardarmi, perché pensavo, come va il bernoccolo? Malissimo. Infatti secondo me devo bere di più proprio per dimenticarmi il dolore che c'ho qua. Un male cane, domani sarò così. Sopra la Malga, nella collinetta proprio che vedete di fronte alla Malga, ci sono delle trincee bellissime, dei baraccamenti scavati nella roccia, e la Susanna diceva che per noi è significativo perché 8 o 9 anni fa ormai abbiamo girato un cortometraggio qua, Un futuro da sogno, con protagonista Bruno Carli e Bruno Montorio. Belli. Belli, no? Ciao ragazzi, ovunque voi siate, ciao. Beh, stanno bene, sono vivi. Ovunque voi e siate. Poi, perché... no, e poi tutti i ragazzi dei Rievocatori, di Valerio Burattini e tutti i suoi ragazzi che sono stati spettacolari, sì, quella volta. Abbiamo allestito un po' con quello che si poteva fare di scenografia rievocando la Prima Guerra Mondiale. Ci siamo divertiti, è stata un'esperienza bellissima. Il cortometraggio è molto bellino, anche se oggi lo farei un pochino diverso, migliorato, perché sono passati 8 anni, quindi si cambia, però sono contento. Molto però bello. È bella la storia, vi consiglio di andare a dare un'occhiata su YouTube. Così si fa. Qua si sono svolte molte scene. E poi nella trincea dietro. Che ricordi! Vedete che ancora c'è il sasso dove era seduto Bruno e il buco dove ha trovato la coperta.
quasi quasi mi emoziono. Qua c'erano i nostri soldatini. Ti ricordi, Susa? Belli. Bellissimi. Belli come il sole. Christian ha fatto un tuffo là. Sì, si è proprio buttato. E ha detto, Christian, tuffati come se ti avessero colpito. Si è buttato a pesce, ma sotto non c'era un materasso, c'erano i sassi, cavolo. C'era la roccia, ha detto, Dio, si spacca tutto. E poi di qua arrivava una scena e siamo corsi tutti di qua. Qui avevo ricostruito in 3D le capanne, i fuochi. Addirittura ho messo un soldato costruito in 3D che non si nota tra tutti. Bello, no? Bellissimo. Vedete che rispetto alle trincee restaurate che abbiamo visto sotto, queste non sono restaurate, sono naturalmente mantenute dalla roccia. A Brunetto qua gli ho fatto fare una scena pazzesca, lui era sdraiato qua e io riprendevo con le gambe aperte qua da sopra a bolla e urlava e io ho detto urla. No! No! È stato bravissimo, era bravo. Bruno, sei stato bravissimo. Mi raccomando, trattiamo bene i bivacchi perché c'è chi si prende cura di loro per noi. Certo che anche il ritorno è molto bello, quindi qua. Sì. Bellissimo. E comunque abbiamo finito le batterie, per cui. Ciao ciao. Ciao, nel vero senso della parola.